dove siamo al Bici Park. Eccoli qui, vedete, Bici Park, quello della stazione dei treni di Vicenza, appena fuori dalla stazione, utilizzato soprattutto dai pendolari, da chi arriva dai quartieri della città, lascia giù in sicurezza la bici qui. Vedete, questi sono i cancelli dietro di me, qui si entra a piedi, qui è entrata e uscita in bicicletta, per entrare e uscire c'è lo spazio per strisciare una card, che di fatto è un abbonamento che si fa abbastanza economico tutto sommato, e si può lasciare giù tutto il giorno la bicicletta. Chi se ne va per tutto il giorno a Padova, a Verona, a Venezia a lavorare, a studiare, è sicuro poi che torna a Vicenza e ritrova la sua bicicletta all'interno di questo Bici Park. Ecco, è una buona prassi realizzata dall'amministrazione Variati a suo tempo, che dovrebbe essere moltiplicata in giro per la città, anche nei parcheggi scambiatori cosiddetti, tipo il Park Cricoli, oppure il parcheggio dello stadio, e anche in centro storico, tipo al parcheggio Fogazzaro o al parcheggio di Santa Corona, potrebbero essere realizzati dei bici park come questo, che possano servire in qualche modo anche gli abitanti del centro storico, che non sempre hanno uno spazio consono per diciamo ricoverare la bicicletta. Le biciclette sono costose, purtroppo negli anni anche al sottoscritto sono state rubate diverse biciclette, nonostante fossero anche in qualche modo vidimate, con tanto di codice fiscale stampigliato sui tubi di ferro. Ma è andata così, c'è questo problema: le biciclette sono facili da rubare, quindi c'è sempre qualcuno che fa il furbo. Ecco, io sono Francesco Brasco, candidato in consiglio comunale per la lista civica Possa Mai Sindaco, e se sarò eletto, spero di essere eletto perché mi voterete, farò di tutto per moltiplicare queste occasioni di ricovero bici, in questo caso Bici Park, un modo sicuro per mettere, per appoggiare, per lasciare lì per un po' di tempo la bicicletta. Farò di tutto in consiglio comunale proprio per realizzarne di altri di Bici Park, anche se sappiamo che ce n'è ad esempio uno in via di realizzazione, però abbiamo visto solo i rendering, ma non niente di reale, nella zona della Viale Margherita per l'università. Ecco, speriamo bene anche lì, e ce n'è un altro che invece funziona dalle 8 del mattino alle 8 di sera in centro storico vicino a Ponte San Paolo, ha un limite, cioè che non è aperto H24, come si suol dire. In questo caso qui siamo sulle 24 ore, quindi puoi arrivare tardi anche dopo una certa ora a prendere la bicicletta o a riportarla e a ricoverarla. Bene, con questo un saluto a tutti, ci si vede al voto domenica 14 di maggio dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, lunedì 15 maggio prossimo.